Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video e questa nuova esercitazione. Mi raccomando, se a fine esercitazione avete delle domande, scrivetelo nei commenti. Adesso iniziamo! Quiz numero 1. Il conducente deve passare per primo in quanto ha la precedenza quando un pedone non vedente con il bastone bianco attraversa la strada fuori dalle strisce pedonali. La risposta corretta ovviamente è falso. Il pedone col bastone bianco non vedente a volte può sbagliarsi e può attraversare la strada anche non in corrispondenza delle strisce dell'attraversamento pedonale. Se lo vediamo dobbiamo rallentare, fermarci e dargli la precedenza. Quiz numero 2. In presenza del segnale raffigurato non è obbligatorio dare la precedenza ai pedoni che attraversano sulle strisce pedonali. La risposta corretta è ovviamente falso. Il segnale di pericolo, nello specifico pericolo fra 150 metri, cioè l'attraversamento pedonale, indica che se i pedoni provenienti da destra o da sinistra, perché anche quelli da sinistra dobbiamo controllare, vogliono attraversare, dobbiamo fermarci e dargli la precedenza. Quiz numero 3. Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo. La risposta corretta è assolutamente falso. Il segnale raffigurato non è un segnale di pericolo, perché quelli di pericolo hanno forma triangolare col contorno rosso e al loro interno hanno disegnato il pericolo che si trova normalmente a 150 metri dopo il segnale, ma questo, nello specifico, è un divieto, un segnale di divieto e, proprio in questo caso, indica il divieto di transito a tutti i veicoli a braccia. Quiz numero 4. Il segnale raffigurato indica che è consentito proseguire diritto. La risposta corretta è vero. Il segnale raffigurato è un segnale di obbligo e indica l'obbligo di proseguire diritto o di svoltare a destra. Quindi diritto possiamo proseguire. Quiz numero 5. In presenza del segnale raffigurato possiamo percorrere la strettoia dopo esserci assicurati di aver ottenuto la precedenza. La risposta corretta è vero. Il segnale raffigurato indica il diritto di precedenza nel senso unico alternato, e cioè c'è una strettoia. Se vediamo questo segnale, noi passiamo per primi, ma comunque, mi raccomando, dobbiamo controllare che gli altri si siano fermati per farci passare. Quiz numero 6. L'elemento in figura individua un attraversamento pedonale. La risposta corretta è assolutamente falso. Il segnale raffigurato, o meglio l'elemento in figura raffigurato, indica un dosso artificiale e non un attraversamento pedonale. Quiz numero 7. La luce circolare gialla lampeggiante del tipo A di figura può essere posta prima di un ponte mobile. La risposta corretta è falso. La luce lampeggiante A non va assolutamente confusa con le due luci rosse lampeggianti che possiamo trovare prima dell'accesso ad un ponte mobile. Questa luce gialla lampeggiante indica un pericolo generico. Quiz numero 8. Il segnale raffigurato è installato sulle autostrade. La risposta corretta è vero. Il segnale ha colore verde e se ha colore verde si trova all'interno di un'autostrada. Quiz numero 9. Il pannello raffigurativo indica quanti chilometri di distanza si trova il prossimo tornante. La risposta corretta è falso. Il pannello raffigurativo indica che siamo al primo tornante, cioè alla prima curva di tante altre. Quiz numero 10. Il pannello integrativo mostrato in figura A indica i metri di strada già fatta. La risposta corretta è falso. Il pannello raffigurativo, o meglio il pannello integrativo in questione, indica a che distanza troviamo un determinato pericolo, una determinata prescrizione, quindi indica la distanza, non quanto abbiamo già trascorso, eh? Non confondetevi. Quiz numero 11. Il limite massimo di velocità su strade extraurbane secondarie è di 90 km orari per un'autovettura con carrello appendice. La risposta corretta è vero. Questo quiz è difficilissimo. Andate a vedere i limiti di velocità, quindi guardate il mio video inerente ai limiti di velocità, così li imparerete tutti benissimo. Ora, in questo caso, spieghiamo bene questa cosa qua. Il carrello appendice non è un rimorchio e quindi quando viene agganciato al veicolo trainante, facciamo un esempio alla macchinina, non modifica il limite di velocità,
Perciò il limite di velocità ordinario per un'autovettura che traina un carrello pendice su una strada extraurbana secondaria è proprio di 90 km orari. Quiz numero 12. Se il veicolo che precede è un autocarro, si deve diminuire la distanza di sicurezza, in quanto i veicoli pesanti hanno uno spazio di frenatura molto più lungo rispetto agli altri veicoli. La risposta corretta è assolutamente falso. Non dobbiamo considerare quanto impiega il veicolo che ci precede, quindi quello davanti a noi, a frenare, ma dobbiamo considerare quanto impieghiamo noi. Quindi questa cosa è sbagliata, ricordatevelo. La distanza di sicurezza va sempre mantenuta. Quiz numero 13. Il conducente che intende fermarsi sul margine destro della carreggiata deve eseguire la manovra lampeggiando ripetutamente. La risposta corretta è assolutamente falso. Chi vuole accostare sul margine destro deve segnalare la manovra in anticipo, azionando l'indicatore di direzione. Quindi voglio fermarmi a destra? Metto la freccia a destra. Non inizio a lampeggiare a caso, Non si fa. Quiz numero 14. Nell'intersezione di figura, l'ordine di transito dei veicoli è R, D, F. Ora, l'incrocio rappresenta tre veicoli, R, D, F, e in questo caso il veicolo R ha la destra libera. Visto che non c'è segnaletica orizzontale o verticale, tutti procedono in ordine orario, quindi R è il veicolo primo, D è il secondo ed F è l'ultimo. In questo caso il quiz è vero. Quiz numero 15. Durante un sorpasso in autostrada, l'insufficiente distanza di sicurezza può essere causa di incidente. La risposta corretta è assolutamente vero. Dovete sempre mantenere la distanza di sicurezza, anche quando effettuate un sorpasso, ricordatevelo. Quiz numero 16. La sosta è vietata in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi e la carreggiata, utilizzati dai veicoli per persone invalide. La risposta corretta è assolutamente vero. È vietato sostare col proprio veicolo dove ci sono gli scivoli raccordi che servono ai disabili per salire o scendere dal marciapiede, mi raccomando. Quiz numero 17. Il conducente di un fuoristrada, un SUV, deve ricordare che la guida di tale veicolo è particolarmente impegnativa in città e che richiede particolari cautele, soprattutto nelle manovre di emergenza. La risposta corretta è vero. Chi guida un veicolo molto grande come un fuoristrada, un SUV, in città deve stare molto molto attento. Numero uno perché le strade sono più piccoline e numero due perché interagisce con un maggior numero di utenti come pedoni, ciclisti. E essendo in alto fa fatica a vedere le cose che ha attorno, quindi deve stare molto più attento. Quiz numero 18. Proiettori anabbaglianti male orientati possono abbagliare gli altri utenti della strada. La risposta corretta è vero. I proiettori anabbaglianti mal orientati, quindi magari che vanno più in su, possono abbagliare gli altri utenti della strada. Perciò, prima di partire, devo controllare la regolazione dei proiettori anabbaglianti. Quiz numero 19. Le cinture di sicurezza vanno agganciate solo se si circola a velocità uguale o superiore a 30 km orari. La risposta corretta è assolutamente falso. La cintura di sicurezza va sempre agganciata. Solo tre personaggi sono esenti a questa cosa qua. Ricordatevi bene che gli unici che possono scegliere di metterla o non metterla sono l'istruttore di guida quando svolge la sua professione, la donna incinta che ha un certificato medico e una persona affetta da determinate patologie certificate però, mi raccomando. Quiz numero 20. Un'autovettura per poter circolare deve avere la polizza assicurativa del tipo casco. La risposta corretta è falso. La polizza assicurativa del tipo casco garantisce una copertura completa, cioè è la polizza più potente. Vi copre da ogni situazione, okay, in cui potete incombere, ad esempio in caso di incidente, ad esempio in caso di furto, eccetera, 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 perché sono tante. Per poter circolare basta l'RCA, la responsabilità civile auto. Quiz numero 21. Su strade coperte di neve occorre evitare brusche manovre. La risposta corretta è assolutamente vero. Se la strada è innevata e quindi è molto scivolosa, eviterò brusche manovre perché sennò è facile perdere l'aderenza e sbandare. Quiz numero 22. Se un infortunato della strada ha un'abbondante emorragia esterna, bisogna cercare di arrestare la fuoriuscita del sangue. Ora,
La risposta è vero. Cos'è un'emorragia esterna? Vuol dire che perdiamo il sangue e la prima cosa che si fa è evitare che il sangue fuoriesca. Perciò tamponare la ferita con materiale sterile pulito. Mi raccomando, eh? Quiz numero 23. La responsabilità penale connessa al sinistro stradale sorge qualora esso provochi lesioni gravi a persone. La risposta corretta è vero. Quando avviene un incidente e ci sono lesioni gravi a persone, nasce, quindi sorge, la responsabilità penale. Quiz numero 24. L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli a motore può essere ridotto evitando di usare il veicolo per brevi percorsi. La risposta corretta è vero. Per evitare di inquinare, se devo percorrere un tratto breve di distanza, preferisco utilizzare un veicolo che non emetta gas di scarico. Perciò me ne vado in bicicletta. Facciamo un esempio, così capite tutti. Quiz numero 25. I veicoli muniti di pneumatici invernali devono rispettare i limiti di velocità massima inferiori a quelli ordinari. La risposta corretta è assolutamente falso. Anche con i pneumatici invernali devo rispettare i limiti generali di velocità. Quiz numero 26. In presenza del segnale raffigurato, non è consentito effettuare manovre di sorpasso su strade a due sole corsie e a doppio senso di circolazione. La risposta corretta è vero. Se la strada ha due corsie e doppio senso di circolazione, il sorpasso in curva non si può fare. Quiz numero 27. Il segnale raffigurato indica un'area di parcheggio e può essere integrato con un pannello che indica le categorie cui la stessa è riservata. La risposta corretta è vero. La P indica parcheggio e se sotto ci sono disegnati alcuni veicoli, vuol dire che il parcheggio è riservato per quelle categorie lì. Quiz numero 28. Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di un percorso pedonale accanto a un percorso per le biciclette, separati da uno spartitraffico. La risposta corretta è falso, non dovete confondere i segnali. In questo caso è un inizio di un percorso promiscuo, pedonale e ciclabile. Promiscuo vuol dire che c'è un percorso per tutte e due, sia per i pedoni che per le biciclette. Quiz numero 29. Il segnale raffigurato si trova esclusivamente all'inizio di una strada statale. La risposta corretta è falso. Questo è il segnale di diritto di precedenza e la parola esclusivamente, è una parola che frega tanti, eh? Non si trova solo in una strada statale, ma si può trovare in altre molte strade. Quiz numero 30. I segni gialli e neri di figura dipinti sul bordo del marciapiede segnalano un ostacolo al centro della carreggiata. La risposta corretta è falso. Se il marciapiede è dipinto sul suo bordo verticale da delle strisce gialle e nere, le strisce gialle e nere indicano il divieto di sosta. Perciò non c'è l'ostacolo, Lì non si può effettuare la sosta. Quiz numero 31. Il suono prolungato del fischietto da parte dell'agente preposto al traffico serve per consentire il passaggio di veicoli di soccorso in servizio di emergenza. La risposta corretta è vero. Se il vigile fischia una volta e il fischio è prolungato, tutti si devono fermare in sicurezza. Vuol dire, se ci troviamo in mezzo a un incrocio, ci fermeremo dopo l'incrocio. Questo perché? Perché devono passare i veicoli in servizio di emergenza. La polizia con le luci blu o l'ambulanza con le luci blu accese. Quiz numero 32. Si è tenuti a regolare la velocità in funzione del tipo di cambio di velocità. La risposta corretta è falsa. La velocità non si regola in base al tipo di marcia inserita, ma in base a altri fattori, ad esempio i limiti di velocità imposti in quella strada. Quiz numero 33. La distrazione del conducente non rappresenta un pericolo se si limita a pochi secondi. La risposta corretta è falso. Se il conducente si distrae, incombe in un enorme pericolo, Anche se si limita a pochi secondi di distrazione. Quiz numero 34. Uscendo con un veicolo da una proprietà privata, bisogna procedere lentamente, specie se in retromarcia. La risposta corretta è vero. Se usciamo da una proprietà privata, ad esempio dal cancello di casa nostra, dobbiamo procedere lentamente, soprattutto se facciamo la retromarcia perché la visibilità è poca, e dobbiamo dare la precedenza ai veicoli che circolano già all'interno della carreggiata della strada. Quiz numero 35. Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura, i veicoli transitano nel seguente ordine: R, A, C. Ora,
l'incrocio a tre veicoli, RAC, non ha nessuna segnaletica orizzontale e quindi si dà la precedenza a destra. R è il veicolo che alla destra libera, perciò parte per primo. Subito per secondo parte il veicolo A e per terzo il veicolo C. Quindi l'ordine è RAC. La risposta è vero. Quiz numero 36. È consentito il sorpasso sulle intersezioni purché non provenga nessuno dalla destra. La risposta corretta è falso. Generalmente in un'intersezione è vietato il sorpasso. Quiz numero 37. Un'autovettura dotata di notevole massa costituisce nella circolazione una garanzia di sicurezza anche per gli altri veicoli di dimensioni e di masse inferiori. La risposta corretta è assolutamente falso. Un veicolo dotato di grande massa, quindi molto molto grande, non garantisce una sicurezza per gli altri, bensì un pericolo, perché in caso di scontro va a distruggere gli altri veicoli più piccoli. Quiz numero 38. Gli stivali ad uso motociclistico coprono la gamba fin sopra il ginocchio per proteggere meglio il conducente in caso di caduta. La risposta corretta è falso. Gli stivali servono per proteggere le caviglie e i piedi, non il ginocchio. Ricordatevelo bene. Quiz numero 39. I tamponamenti stradali avvengono maggiormente se non si rispetta la distanza di sicurezza. La risposta corretta è vero. Ricordatevi che gli incidenti principalmente avvengono per la forte velocità e il mancato rispetto della distanza di sicurezza. Quiz numero 40. L'idoneità alla guida può essere compromessa se si fa uso di un caffè amaro. La risposta corretta è assolutamente falso. Il caffè non incide sullo stato psicofisico del conducente. Ok ragazzi, il video è terminato, spero che vi sia piaciuto. Mi raccomando, scrivete nei commenti le cose che non avete capito. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!